Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Tea Time, la rubrica nella quale parliamo di quello che succede nel mondo di Yugi mentre mi bevo questa tazza di tè. Oggi parliamo di un argomento abbastanza importante, soprattutto per la community, ovvero Yu-Gi-Oh! E Covid. Per chiunque fosse vissuto su Marte ultimamente, vi riassumo brevemente quello che è successo nell'ultimo anno. Pandemia, gioco fermo a livello competitivo, nascono i Remote Duel, escono questi bellissimi pop di Yugi, tra cui questo Exodia che è fantastico, e per concludere Yu-Gi-Oh! Sbarca su Netflix con le prime due stagioni. Tutta questa faccenda della pandemia ha un po' stravolto le regole in gioco, ovviamente in senso metaforico, in quanto il mercato delle carte è totalmente cambiato e non mi sto riferendo solo a Yugi. Prendo come esempio Pokémon, che fin dall'alba dei tempi non ha mai avuto un vero e proprio competitivo per quanto riguarda il gioco di carte. Cioè, alle persone piace principalmente collezionarle. Io in primis da bambino giocavo totalmente a caso con il mio amico vicino di casa. Ciao Fede! E durante la pandemia questo mercato del collezionismo è totalmente esploso, arrivando a prezzi... Raga, non va avvicinato al mercato del collezionismo Pokémon perché ci rimettete un rene. Yugi ovviamente ha preso la stessa piega, perché se sei poco nei soldi, chi è che non lo fa? Soprattutto perché molte persone hanno riscoperto le loro vecchie passioni e quindi hanno ricomprato le vecchie carte con cui giocavano da bambini. E a causa vostra, brutti bastardi infami, io non mi posso più permettere Drago Bianco Occhi Blu da LTD in seconda. E per colpa vostra io devo sborsare 145 euro per una carta che ovviamente non vale quei soldi. Se ci fosse qualcuno che la possiede, mi contatti, ovviamente non pagherò mai quella cifra perché gli ultimi venduti stanno a 60, quindi non fate offerte che non stanno né in cielo né in terra. Poi ragazzi, lasciamo stare le press card perché lì è successo un delirio. Ah ragazzi, io per press card intendo le carte d'evento, ad esempio il Blood Mephist, l'Ascension o la Giant Hand. Voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto che secondo me può farvi ridere e a me ricorderà una cosa brutta, tanto brutta, del mio passato. Un mesetto fa, un po' così per curiosità, vado su TGC per vedere se c'era ancora qualche price card ad un prezzo accessibile, visto che sapevo cosa stava succedendo. Ce n'era una sola, Signor Oscuro Superbi. 5 copie, oneste. Una di queste poteva essere mia. Si aggirava poi anche sui 215 euro, quindi neanche malissimo. Il giorno dopo contatto il venditore che mi manda delle foto alquanto discutibili, in quanto la carta sembrava rovinata. Ovviamente dovendo tirare fuori una cifra abbastanza importante, contatto il venditore, ma ci mette talmente tanto a rispondere che quelle 5 carte magicamente spariscono e ricompaiono qualche tempo dopo a 800 euro. Che vita di merda. Ovviamente i prezzi di queste carte si sono decuplicati, passando da 500 a 5000 euro. Così per sport, perché le persone si sono accorte che sono carte limitate. L'unica cosa divertente che un po' mi consola è che queste carte non sono state ancora acquistate e che quindi hanno lasciato l'ultimo venduto a un prezzo veramente basso. Staremo a vedere post-Covid cosa succederà, perché le persone dovranno scegliere dove e come spendere i loro soldi. Quindi questo farà calare o fermare il mercato del collezionismo, oppure aumenterà quello del competitivo. Parliamo adesso di Remote Duel, ovvero la modalità scelta da Konami per poter, come si può dire, duellare in real anche sotto pandemia. Se devo essere sincero, la modalità non è neanche troppo malvagia. È solo un po' uno sbattimento organizzarsi, ma comunque, siamo sicuri che questo è quello che vogliono i giocatori e i negozianti? L'idea dell'azienda è una ed è ovvio che sia questa. Ok, permettiamo ai giocatori di poter duellare in remoto, così continuano a comprarci le espansioni. Ma anche no. In primis i negozianti non hanno voglia, soprattutto in Italia se non c'è un giro enorme di persone, perché ovviamente la fatica non vale il guadagno. Mentre per quanto riguarda i giocatori, erano invogliati a spendere quelle cifre anche abbastanza consistenti, perché potevano mettersi in competizione tra di loro e dimostrare di essere i migliori. Semplice. Questi tornei che sta organizzando la Konami, i Remote Duel, anche se mettono in premi dei tappetini anche alquanto carini, devo ammetterlo, non hanno ovviamente lo stesso impatto sul pubblico. Ai giocatori piace spostarsi, conoscere gente, cioè duellare da casa a che serve?
Fondamentalmente, secondo me, niente. Io potrei partecipare. Non sono motivato, solo questo. Io in questo periodo preferisco molto di più collezionare. E settimana prossima, se mi arriva un pacchettino, potremo parlarne. Ovviamente capisco la situazione attuale. Bloccare gli eventi era la cosa più giusta in assoluto, ma ci sono tante cose che si potevano fare. Una tra le tante poteva essere l'acquisizione di Dueling Book, Dueling Nexus o Edo Pro, oppure la creazione di un simulatore ufficiale come quello che ha Pokémon. Facevi mettere dentro ogni pack una carta codice che ti permetteva di sbustare online, ovviamente della medesima espansione, mentre le carte vecchie le davi di default. Morale della favola, avreste potuto comunque organizzare degli eventi, guadagnare e il competitivo non sarebbe morto. Ovviamente non sto dicendo che questa sia l'idea del secolo, e sicuramente un'idea del genere non nasce oggi per domani, ma siamo uno dei pochi giochi di carte che ancora questo simulatore non ce l'ha, ma può comunque essere qualcosa che in futuro si può fare, considerando che la community lo richiede. Comunque vorrei dire una cosa riguardo ai simulatori. La Konami afferma che sono una perdita di soldi, in quanto la gente non si diletta più col gioco fisico, ma solo con quello online. Ho la lenta sensazione che non abbiano capito che sono i simulatori a mandare avanti il gioco. Le persone non comprano un'espansione a scatola chiusa, testano un mazzo e se gli piace, comprano l'espansione, altrimenti no. Poi, mi riferisco principalmente a Konami. Vi immaginate cosa potreste fare con un simulatore ufficiale? Potreste pubblicizzare eventi ed espansioni. Inoltre sareste su tutti i tipi di dispositivi, dai computer fino ai cellulari, insieme a due links poi. Chiudiamo il video con un'ultima riflessione. A giugno, lo vedremo in nazionale? Sfortunatamente credo di no. La Konami ovviamente non prende in esame Yu-Gi-Oh! Italia, e quindi finché la situazione non verrà completamente risolta, dubito in un qualsiasi evento. Per settembre, se non ci sono problemi e non ci trasformiamo tutti in zombie come in Io Sono Leggenda a causa del vaccino, confido potremmo tornare a competere, ma non voglio dirlo troppo forte. E va bene ragazzi, con questo abbiamo finito. Scrivetemi qua sotto con un commento cosa ne pensate e basta. Ah, trovate anche i miei social in descrizione, quindi se volete passarci. Ci sono due profili Instagram da per seguire, Cappello di Paglia e Kaiba Corporation 3.0. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!